Cervellini con noi in studio. Roberto, buongiorno, benvenuto, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti. Bentornato. Allora, siamo con Cande, naturalmente, Class Action Nazionale Edilizia.it, così vi do anche l'indirizzo web, Class Action Nazionale Edilizia.it, tempo di qualche riflessione e poi salutiamo i nostri ospiti. Dai, Roberto. Allora, oggi c'è qualche novità o no? Sì, è in Parlamento, quindi alla Camera, il DL 11-2023, è stato in discussione fino a qualche giorno fa, ieri poi il Ministro ha chiesto la fiducia su questo DL, quindi cercando anche un po' di blindarlo, di chiuderlo sotto alcuni aspetti, l'ha messo la fiducia, è passata e quindi ora si ridiscuterà alla Camera e poi riandrà al Senato per la conversione definitiva qualora andasse in porto, ma ormai penso che sia tutto abbastanza definito. E la cosa che diciamo ci rammarica molto è quello che per quanto riguarda i privati sono state date quindi le dovute proroghe a settembre per quanto riguarda il completamento delle opere e a novembre per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi e quindi definire che cosa fare dei propri crediti e con la remissione in bonus, con la formula della remissione in bonus e quindi comunque c'è la possibilità di aspettare novembre. Punto. E quindi tutto qui, abbiamo aspettato quasi 60 giorni, sono 45 giorni che aspettiamo per avere queste notizie così molto sciape, povere, perché per quanto riguarda le imprese nulla, non si è fatto nulla, quindi blocco credito era e blocco credito è rimasto. E quindi diciamo che in un certo senso stanno lavorando esclusivamente per i privati, ben venga, comunque un passo avanti. Seppur piccolo è stato fatto, almeno i privati potranno riprendere i lavori sempre se avrà una conseguenza queste decisioni, cioè ora bisogna riaprire le partecipate perché possiamo, quante volte l'abbiamo detto, possiamo prorogarlo anche a 2030, non è quello il problema, ma se tu non riapri i crediti i privati non potranno scontarli per proseguire i lavori perché l'hanno già anticipati, li hanno finiti, avevano fatto delle stime, avevano fatto dei conti, ora avendo tutto bloccato io non posso più andare avanti e invece avere la possibilità di scontare quanto anticipato con le banche o con le partecipate dello Stato, vedi Poste, Cassa Depositi e Prestiti o Mediocredito, e io posso andare avanti con i lavori. Se questa cosa non avviene nelle prossime settimane noi ci ritroveremo nuovamente a settembre a ridiscutere che i lavori non sono finiti, io non ti posso asseverare i lavori perché non sono finiti, e quindi a rimettere mano e ricominciamo un'altra volta, quindi la politica ritorna, le manifestazioni volta. Le manifestazioni quelle già, ecco, no, stiamo andando avanti, il 5 ci saranno tre manifestazioni in contemporanea, ecco, ne approfitto per appunto per reclamarla. Poi salutiamo i nostri, Genova nuovamente riscenderà in piazza e Napoli e Palermo, quindi ti ricordi l'altra volta abbiamo iniziato sempre Roma, abbiamo fatto tra le 14 e le 16 manifestazioni, se ci mettiamo dentro anche quelle fatte direttamente a Bruxelles, e poi abbiamo fatto Genova la volta scorsa, adesso ci si mette anche Napoli e Palermo, quindi come ti dicevo l'altra volta la macchia si sta allargando. Le imprese non ne possono più. Questo decreto deve concludersi anche con una grossa mano alle imprese subito. Il segnale deve partire oggi su questo decreto. Non dobbiamo aspettare che ricominciamo da capo perché le imprese non hanno nemmeno più la forza di andare a protestare, di andare a contestare. Allora, Roberto Cervellini, studio con noi, il direttore generale di Cande, Class Action Nazionale dell'Edilizia, con noi Norbert Dott, cofondatore di Cande. Norbert, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti. E Giovanni Vianello, ex parlamentare di Alternativa, del gruppo Alternativa. Buongiorno a Giovanni Vianello. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Roberto, vogliamo entrare. Il quadro è molto chiaro, l'hai ribadito. C'è chi è ottimista, chi vedendo comunque qualche segnale pensa che
la cosa possa proseguire, può accadere, perché no, potrebbe accadere, altri invece no, meno. E parliamo invece di voci che circolano, a chiarire un po', sulle case green riguardo proprio alla direttiva europea. E Norbert Ott, iniziamo con te, Norbert. Sì, allora io prima voglio fare una premessa, c'è sempre un qualcosa di positivo in queste cose, quindi sì. Il mese di marzo è passato, questo governo dovrebbe durare al massimo ancora 4 anni e 5 mesi, quindi si assottiglia la durata massima per cui ci libereremo di questi una volta per tutte, quindi questa è una cosa positiva, che è passato un altro mese. Per il resto cosa vuoi sapere della direttiva Green? Sì, la direttiva Green, semplicemente l'Europa sta cominciando ad alzare il tiro, perché vede che non è stata scritta mezza riga. A tal proposito ho notato, non è che seguo più con grandissima attenzione quello che dicono nei vari interventi parlamentari, perché fondamentalmente non ha senso nemmeno troppo ascoltarli, però ho notato, o mi hanno fatto notare, non mi ricordo, che Gus Meroli della Lega ha fatto un intervento un po' diverso dagli altri del centrodestra, insomma ha sollecitato che la situazione andrebbe sistemata, ha fatto un intervento un po' fuori dalle righe. Perché l'ha fatto? Perché Gus Meroli è il presidente della 10ª Commissione Attività Produttive, che se non hanno cambiato, non hanno spostato dalla sua commissione ad un'altra, è proprio quella che deve scrivere il piano del Fit for 55. E quindi probabilmente gli stanno arrivando le comunicazioni in cui l'Europa pressa per dire: ma qua ci presentate il vostro progetto di transizione ecologica al 2050 oppure dormiamo. E allora magari adesso, trovandosi in questa situazione che non sa cosa rispondere, perché ripeto non è stata scritta mezza riga, il governo ha semplicemente contestato il FIT, tra le varie cose che ci ruberanno all'Europa, ruberà le case degli italiani, non varranno più niente, tutta la campagna mediatica poi seguita dai giornali del mainstream, ma non ha ancora scritto nulla e non ne ha neanche le capacità di scrivere nulla, questo è sottinteso. E allora si vede che il buon Alberto Gus Meroli adesso si sente un po' pressato e quindi sta cominciando a parlarne con i suoi, perché lo devono fare entro giugno, se non ricordo male deve essere scritto tutto il piano, un piano enorme dove ancora mezza riga non ci sta. Così siamo messi con la direttiva Green. Allora, attenzione, perché sto leggendo, ci sono persone che naturalmente molto attente a quello che sta succedendo. Io pensavo che Norbert dicesse c'è qualche segnale positivo su quello che hanno fatto, invece il segnale positivo è che passa il tempo e quindi si accorcia, diciamo, il mandato di chi è al governo. Un po' di ottimismo ci vorrebbe, oppure pensate, lo chiediamo a Vianello, poi torniamo da Roberto Cervellini. Giovanni Vianello. Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi ascolta, ringrazio Radio Radio per lo spazio che è dedicato a questo importantissimo tema e saluto anche il direttore Cervellini e il cofondatore di Class Action, Norbert Ott. Buongiorno. Allora, buongiorno. Dobbiamo prima inquadrare la tematica dell'edilizia e della riqualificazione energetica in un quadro ben più ampio, altrimenti noi limitiamo l'importanza del tema come se fosse una sola, chiedo scusa agli esili, una solita protesta da parte di piccole imprese edili. Ora, la protesta è tutta fondata, è nel merito e io sono d'accordo con loro, ma vediamola invece in ambito generale. Che cosa sono gli edifici? Voi dovete pensare che gli edifici in Europa sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra, i soli edifici, così come stanno. Non stiamo parlando dell'industria, non stiamo parlando dei trasporti e degli allevamenti intensivi che sono altrettanto, diciamo, climalteranti, stiamo parlando solo degli edifici. E per riscaldare o raffrescare queste case, pensate che nell'ultimo anno sono stati investiti in tutta l'Unione Europea 500 miliardi di euro
500 miliardi di euro per alleggerire il costo delle bollette dei cittadini di luce e gas. 500 miliardi di euro, va bene? Che è una soluzione tampone, che sono soldi che di fatto sono hanno lievemente calato il costo delle bollette, l'abbiamo visto tutti, ma sono entrati direttamente nelle tasche dei produttori di gas e petrolio, va bene? Il patrimonio edilizio italiano, e qui incominciamo a inquadrare il nostro settore, consuma da solo 32 miliardi di metri cubi di gas, ok? Quindi come se fosse tutto il gas che arriva dalla Russia, fosse impiegato solo esclusivamente per raffreddare o raffreddare le case degli italiani. Pensate che e tra l'altro il settore dell'edilizia è il settore responsabile del maggior aumento di consumo di gas dal 1990 a oggi, è circa raddoppiato. In questo tipo di contesto, quindi, dove vediamo che i costi, quindi, per pagare tutta questa energia sono diventati ovviamente insostenibili perché si basano su fonti fossili, noi abbiamo ulteriori problemi nelle case degli italiani, soprattutto in tutta Europa, ma soprattutto degli italiani, e sono quelli delle morti premature dovute all'utilizzo del gas. Questi sono dati ormai conclamati che l'Unione Europea e gli vari enti di ricerca hanno scritto nero su bianco: 2864 morti premature ascrivibili all'utilizzo del gas fossile in generale, ma in particolare voi considerate che poiché i fornelli in una cucina a gas liberano livelli di biossido di azoto ed altri inquinanti che rendono addirittura l'ambiente indoor, cioè dentro casa, più inquinato molto spesso di alcune zone all'esterno dell'ambiente outdoor. Pensate che negli ultimi 12 mesi è stato stimato che circa 700.000 persone a causa delle quelle che noi pensavamo fossero delle banali, no? Voglio dire, comuni riscaldamenti, fornelli a gas, 700.000 persone hanno registrato ansia, soprattutto in età pediatrica e minorile, quindi rendiamoci conto. I paesi che stanno messi peggio sono, guardate un po', l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Romania, la Slovacchia e l'Italia. Questi sono dati sanitari, ok? Dati ambientali, dati sanitari, dati di consumo energetico che ci dicono che le attuali case in Europa, ma soprattutto in Italia, devono essere necessariamente messe a posto con efficienza energetica. Questi sono i fatti, al di là di qualsiasi considerazione politica. Entriamo poi nell'ambito politico, ovviamente. La nuova direttiva, sono incredibile che prima ancora uscisse la direttiva, la bozza della direttiva, già in Italia, a causa soprattutto della Meloni, che allora era una parlamentare semplice, era in opposizione, hanno veicolato notizie false, come ad esempio quella che non era possibile vendere le case, non era possibile affittare le case. Questa è una balla, non è scritto da nessuna parte, in nessuna stesura. Io invito a leggere la direttiva, perché ancora oggi sto vedendo articoli di giornale, di blog, di post che parlano di divieto di vendita di case. Non è vero nulla, assolutamente falso. E in più anche, e questo tutti i media italiani purtroppo si sono rifatti, perché che cosa chiede la direttiva in sintesi? La direttiva chiede che entro il 2030 le case devono essere efficientate, gli edifici privati dovrebbero diventare almeno di classe E e di classe D entro il 2033. D'accordo? Mentre gli edifici pubblici dovranno raggiungere la classe E e D in anticipo di 3 anni rispetto a quelli privati. Ok? Benissimo. Ora, viene fatto un ragionamento in cui si dice che il 75% del patrimonio edilizio italiano è quello in classe G, F, per cui è tantissimo patrimonio edilizio su cui si deve intervenire. Io interverrei sinceramente perché ce n'è urgenza, come abbiamo visto. Tuttavia, la nuova direttiva europea specifica anche un altro punto molto importante di cui però nessuno ne sta parlando, ossia che vengono ricalibrati, rifatte le classi energetiche e verranno in maniera tale
che alla classe G dovrà corrispondere non oltre il 15% degli edifici con prestazioni energetiche peggiori degli stati. Quindi vengono rifatte queste classi energetiche, per cui noi avremo all'incirca un 30% solo di patrimonio edilizio da riqualificare energeticamente. E sono le case più energivore, che costano di più come bollette e che hanno anche dei problemi, come abbiamo visto, ambientali e sanitari. Voglio mettere anche un altro elemento, perché ripeto, 500 miliardi di euro spesi solo per calmierare le bollette, che sono diventate alte, che sono altissime comunque, che comunque sono soldi che sono entrati nelle tasche dei petrolieri, come Eni o come Snam, produttori di gas, o meglio, che vendono il gas. Io metto in evidenza che spendere i soldi per le bollette del gas e del riscaldamento di una casa poco isolata è un costo che non è più recuperabile, è ormai andato. Mentre spendere soldi per migliorare l'efficienza energetica domestica e l'energia rinnovabile invece è un investimento che avvantaggia oggi e nel tempo, da qui in futuro, a medio e lungo termine, avvantaggia le famiglie che investono, ma avvantaggia anche lo Stato, perché ovviamente lo Stato ha degli introiti positivi da questi tipi di investimenti, e questo si può attuare anche grazie soprattutto a bonus come il 110%, che come sappiamo in Italia è stato completamente smantellato. Ora qui se mi è concesso fare un piccolo appunto sugli emendamenti approvati al decreto legge su cui è stata posta la fiducia. Sì, è vero, sostanzialmente si proroga di qualche mese, ma quella che di fatto non viene risolto il problema. Il problema è quello della cessione del credito. La cessione del credito è quella che permette ai cittadini di poter fare degli investimenti che non sono certo leggeri, ed è quella che permette alle imprese di poter fare degli sconti in fattura. Sconti in fattura che permettono ai cittadini di fare questo tipo di imprese e soprattutto poi alle imprese di poter rientrare. È un meccanismo in sintonia con quelle che sono le ambizioni della direttiva europea. Io non riesco a capire come mai in Italia si spendono ogni anno 20 miliardi di euro così per incentivi alle fonti fossili, quindi il gas, il petrolio, la benzina, il diesel, anche il carbone, pensate un po', e non si vuole invece spendere questi soldi, perché è lo Stato che deve prendersi carico di queste incombenze, perché è a causa dello Stato che noi abbiamo delle case inefficienti dal punto di vista energetico, quindi è lo Stato che deve soccorrere i cittadini e permettergli di avere case efficienti energeticamente. E i soldi, come vedete, si sono spesi veramente tantissimi soldi per sovvenzionare le fonti fossili. Non vedo perché invece per questa misura di civiltà, che fa bene all'ambiente, fa bene alla salute, fa bene alle tasche dei cittadini, perché pagare meno bollette è ovviamente una cosa su cui dovremmo tutti concordare, invece vengono ostacolati, come il governo italiano sta cercando di ostacolare con altre fake news e menzogne anche il provvedimento sulle auto elettriche, su cui veramente io è incredibile come su questi provvedimenti, sull'efficientamento energetico delle case e quello sulle auto elettriche, abbia sentito tante di quelle fake news in giro in questi ultimi due anni, di incredibile portata. Sì. Per cui insomma, abbiamo tanti dati, Roberto Cervellini. Aggiungere a proposito di quello che diceva l'onorevole Vianello, no? un comunicato del vicepresidente della Commissione UE Frans Timmermans, che dice praticamente testuali parole: la nostra proposta non prevede alcun divieto di vendita per gli edifici con classe energetica G, per le seconde case e per il patrimonio storico. Quindi questa è una dichiarazione che va a smentire quella campagna che sta iniziando, perché a me sembra di rivedere il film del super bonus, quando hanno iniziato con le frodi e tutto quello che c'è stato dietro, una campagna diffamatoria, e adesso sta iniziando per quanto riguarda il Green Deal e quanto riguarda la soluzione in Europa. Un altro, il relatore Cuff, è il relatore della Commissione Europea irlandese, ha già dichiarato che lo Stato deve intervenire in prima persona per le fasce più povere. E dopodiché, per quanto riguarda il denaro da stanziare, l'Europa ha dato subito il via,
e ci sono importanti fondi da utilizzare per la riqualificazione energetica, come il Recovery Fund, la Banca Europea per gli investimenti, la BCE, i fondi strutturali, eccetera, eccetera, eccetera. Ce ne sono tantissimi sui quali si può attingere. E poi addirittura si stava cercando di escludere in prima istanza le fasce più deboli, quelle che hanno una classe energetica G. Quindi è tutto in divenire, ma non c'è alcun paletto, quindi non c'è nessuna patrimoniale, lo hanno dichiarato i vertici del Parlamento Europeo. Quindi tutti e 26 paesi stati membri sono d'accordo, vogliono andare in questa direzione, noi andiamo sempre lì, i soliti, a contestare, a protestare, e prima con le macchine elettriche e poi adesso con le case green. E sempre lì, ma io dico, ma siamo un paese di costruttori, ma ci vogliamo riboccare un attimo le maniche e cominciare a lavorare? Vogliamo lavorare invece di stare a strillare e a protestare ogni volta? Siamo indietro, noi abbiamo, mi dispiace dirlo, ma io questa cosa la devo dire, no? A me mi sembra di vedere il programma di questo governo, no? del centrodestra, mi sembra di vedere il programma di 20 anni fa, di quando c'era Silvio Berlusconi che voleva attuare determinate norme per far crescere il paese. Andavano bene 20 anni fa si poteva parlare di nucleare, poi l'abbiamo bocciato. 20 anni fa si potevano parlare di costruzioni, di determinati modi comunque di intervenire per la riqualificazione energetica. Adesso nel frattempo sono passati 20 anni, io voglio dire al governo di centrodestra, sveglia, sono passati 20 anni, ci adeguiamo a quello che è oggi, che sono oggi le fonti rinnovabili, o rimaniamo a 20 anni fa? Cioè, sono rimasto scandalizzato quando Draghi ha proposto di riaprire le veniere a carbone, cioè rimettiamo le caldaie a gasolio, quindi riandiamo a smontare le caldaie a condensazione e a pompa di calore che abbiamo montato fino a ieri, rimettiamo quelle a gasolio. Ma veramente stiamo facendo un passo indietro, non lo so, al paleolitico stiamo tornando.